Buon pomeriggio e bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Continua la riflessione che abbiamo avviato ieri sul decreto legislativo 231 che disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Lo abbiamo detto ieri, lo abbiamo scelto come leitmotiv per questa terza edizione della T-Week che Le Fonti dedica al diritto penale d'impresa e l'abbiamo fatto con cognizione di causa perché effettivamente è stata una piccola rivoluzione nel mondo del diritto penale, ma non solo. Come sapete, Le Fonti ha sempre un occhio sul mondo imprenditoriale, sulle imprese ed è proprio lì che il decreto 231 è inciso e continua a incidere profondamente, cambiandone in parte anche l'organizzazione interna, l'organizzazione dei processi e questo laddove ovviamente si sia in presenza di aziende che decidono di dotarsi di questo modello. Ebbene, noi oggi avremo l'opportunità di approfondire quelle che sono le potenzialità, ma anche le criticità di questo strumento con i nostri ospiti. Do il benvenuto a Agostino Nuzzolo, General Counsel e direttore della funzione Legal e Tax di TIM. Do il benvenuto. Un attimo, mi dicono dalla regia, ecco. Iniziamo allora, visto che c'è un problema di collegamento con Agostino Nuzzolo, col dare il benvenuto ad Andrea Di Paolo, Head of Legal di BAT, British American Tobacco. Buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. E all'avvocato Chiara Padovani. Avvocato Buon penalista, pomeriggio. buon pomeriggio avvocato. Concludevo dicendo avvocato penalista e founder dello studio legale Padovani, Grazie. così i nostri telespettatori hanno l'opportunità ovviamente di conoscere anche la realtà di cui fa parte. Visto che c'è un problema tecnico, a breve dovrebbe collegarsi anche Agostino Nuzzolo, General Counsel, Head of Legal e funzione tax di TIM. Io intanto comincerei chiaramente con voi nel provare a delineare insieme quello che dicevo in premessa. Il decreto legislativo 231 ha senz'altro inciso profondamente sulla vita delle imprese e questo perché si inserisce in un campello molto più ampio che quello della compliance e della gestione del rischio. Quindi prima di addentrarci un po' sulle specificità di questo decreto e del modello che ne consegue, vorrei con Di Paolo appunto inquadrarlo nell'ambito dell'operatività aziendale di BAT. Qual è il sistema di compliance che avete scelto e come chiaramente il decreto 231 si è andato a inserire all'interno di questo sistema? Sì, allora, la mia azienda è un gruppo multinazionale presente in più di 180 paesi nel mondo, quindi il gruppo BAT considera una solida governance aziendale un elemento chiave alla base della crescita sostenibile a lungo termine del nostro business. Infatti, nella nostra azienda, la compliance è al cuore del business. Noi abbiamo un sistema di compliance abbastanza, corposo e non semplice, all'interno del quale c'è questo programma di compliance globale chiamato Delivery with Integrity. Il dipartimento legale ovviamente è responsabile anche nella compliance del gruppo BAT ed è responsabile a guidare un approccio coerente con quello della governance di gruppo nella gestione dei rischi legali e normativi nelle aree chiave della compliance ed è custode degli standard of business conduct, che sarebbe il codice aziendale di gruppo, che sono appunto che è il fondamento del delivery with integrity. Il compito dell'ufficio legale e compliance è quello di aiutare tutti quanti i dipendenti e le funzioni aziendali di British American Tobacco a tenere in debita considerazione sia gli standard business conduct nei loro giudizi, decisioni, azioni e comportamenti sul lavoro. Andando nel pratico, cosa fa la funzione legale e compliance? Deve effettuare tutti i controlli sulla conformità alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza, alle norme di autoregolamentazione e nonché a qualsiasi norma applicabile. Deve valutare i rischi di non conformità alle norme per evitare di incorrere in sanzioni giudiziarie e amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazione di norme imperative, leggi, regolamenti, ovvero autoregolamentazioni come statuti, protocolli
procedure interne e codici di autodisciplina. E fatto questa premessa, si capisce come il rapporto tra la funzione compliance e la responsabilità amministrativa degli enti, delineata dal decreto legislativo 231 del 2001, è di grande attualità in azienda. In primis per quanto concerne l'individuazione di una responsabilità amministrativa, ma di fatto penale, relativa al compimento di un reato commesso sia a vantaggio che nell'interesse dell'ente stesso, oppure fondamentale che la funzione compliance vada ad aggiornare periodicamente tutto quanto il catalogo dei reati presupposto che viene di volta in volta aggiornato dal legislatore. Inoltre tra i compiti della funzione compliance all'interno del gruppo British American Tobacco c'è anche quello del controllo della mera conformità normativa e quello della consulenza alle altre funzioni della società. Di Paolo, pertanto, mi scusi se la interrompo, sì. Proprio per permettere anche a chi ci ascolta di avere, di visualizzare, diciamo, con un termine alla portata di tutti. Il sistema di BAT si può definire un sistema a compliance integrata? Tutto ciò che ci sta dicendo vuol dire che avete sviluppato come dire, una ramificazione, un'integrazione dei sistemi di compliance che pervadono tutta la vostra struttura? Assolutamente sì, la nostra non solo è integrata, ma è integrata a livello globale, quindi la compliance è uguale in tutti e 180 i paesi nel mondo. L'unica peculiarità è qui in Italia con il decreto legislativo 231, quindi questa è una peculiarità che mal diciamo si concilia con la compliance integrata del gruppo BAT. Per esempio, anche parlando, no, dell'organismo di vigilanza, viene da sé che ho appena enunciato quali sono i compiti e responsabilità dell'ufficio legale compliance, che sono diversi dai compiti e finalità dell'organismo di vigilanza, che sostanzialmente ha come finalità strettamente il controllo dell'adeguatezza e del rispetto del modello ex decreto legislativo 231, non ha anche compiti di supporto alle funzioni aziendali o altri compiti di compliance. Questo avremo sicuramente modo di approfondirlo, perché tanto lei quanto l'avvocato Padovani fate parte proprio dell'organismo di vigilanza, chiaramente uno come componente interno e l'altro come componente esterno. Prima di passare però appunto a capire come il modello poi 231 abbia influito in particolare, come influisca sull'operatività di BAT, è giusto dire che in questi sistemi di compliance integrata, per chi adotta il modello 231, questo ha sicuramente un ruolo centrale, cioè molto spesso proprio la compliance viene integrata nel modello 231 e tutto ruota intorno ad esso. Eppure, altra peculiarità, lei ha parlato di peculiarità italiana della 231, il che è vero, l'abbiamo solo in Italia, ma una peculiarità è il fatto che è un modello che è così centrale nell'organizzazione della compliance di tante aziende, non sia in realtà obbligatorio per legge. Quindi vorrei un attimo passare all'avvocato Padovani per provare a capire da cosa discende questa peculiarità, come mai un modello non obbligatorio, che appunto la legge non impone alle imprese, abbia riassunto un ruolo così centrale nella loro vita. La questione innanzitutto è una scelta del legislatore, che ha deciso di costruire il sistema 231 in chiave di esimente della responsabilità dell'ente. Quindi la non obbligatorietà sarebbe dovuta essere accompagnata da un profilo sanzionatorio, che evidentemente il legislatore ha scelto di non applicare per una serie di ragioni, non ultima anche un rilievo costituzionale, perché l'articolo 41 della nostra Carta Costituzionale statuisce che l'iniziativa economica privata è libera. Questo significa che un'imposizione su come gestire un sistema 231, sarebbe appunto, striderebbe con questo principio costituzionale. È diventata fondamentale il sistema 231, il decreto legislativo 231, perché è costruito in chiave di esimente, e quindi la sua adozione e la prova da parte dell'ente in caso di incolpazione di una sua efficace attuazione rientra appunto tra le esimenti della responsabilità.
C'è anche un altro profilo da ricordare, e cioè l'importanza di un corretto sistema 231 si sprigiona non soltanto in termini microeconomici e quindi finalizzati a un esimente in caso di imputazione dell'ente, ma anche in chiave macroeconomica, cioè nel 2021, a distanza di 11 anni dall'entrata in 10 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di 20 anni, scusate, di entrata in vigore del decreto legislativo 231, la vera forza di questo sistema è nel cercare di creare un circolo virtuoso tra i vari interlocutori economici. Quindi, se un'azienda è dotata di un buon sistema 231 calibrato, ad esempio, su una scelta accurata dei propri fornitori, in generale dei propri partner, dei propri mediatori, questo crea a propria volta quello che appunto si chiama un circolo virtuoso in tema di compliance e di etica nello sviluppo economico. Io nel frattempo do il benvenuto ad Agostino Nuzzolo, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio, Nuzzolo. Sì, ciao, buon pomeriggio. Bene, avvocato, mi scusi, l'ho interrotta, ma in modo da permettere anche all'ospite di sentire ciò che sta dicendo. Quindi, entrando nel vivo delle imprese, come mai ha avuto e riveste tutt'oggi una centralità sempre maggiore, possiamo dirlo? Perché in molte aziende, soprattutto in quelle ad esempio a partecipazione pubblica, calibrate su una economia circolare, ma anche in aziende più piccole a stampo familiare, si è potuto rimarcare come la presenza di un sistema 231 non affatichi l'attività delle varie funzioni di business, ma in realtà le faciliti creando un sistema molto spesso poi informatizzato, ma magari di questo ne parleremo più avanti, e di interlocuzione con gli altri sistemi di controllo. Quindi in alcuni casi quella difficoltà di dialogo, di reciproco ascolto tra i vari sistemi di controllo, in realtà poi è superato da una buona applicazione, da una razionale applicazione dei sistemi di compliance, in particolare di un modello 231. E mi permetto soltanto di chiudere dicendo che è vero, il nostro ordinamento giuridico non ha scelto la chiave sanzionatoria nell'adozione del modello, ma di fatto la soft law e in particolare tutti gli apporti giurisprudenziali, anche di legittimità, che sono intervenuti su casi 231, rivelano come in realtà l'autorità giudiziaria presti una grande attenzione nel merito dei sistemi 231 e quindi sprigionando, come dire, un'ermeneutica, un'interpretazione su come deve essere fatto e costruito un modello 231, su come devono essere ideati ed applicati i protocolli di prevenzione in chiave penal preventiva. Chiarissimo, la ringrazio avvocato e darei la parola allora ad Agostino Nuzzolo, visto che si è appena collegato, chiedendo anche lui cosa vuol dire per un'azienda implementare concretamente un modello 231, quindi anzitutto decidere di aderire al regime e di dotarsi chiaramente di questo modello. Sì, buongiorno a tutti, ma come ho sentito un po' parte degli interventi prima, in realtà in un'azienda quotata come la nostra, dove c'è una gestione dei rischi formalizzata, perché fa parte della natura stessa della società attraverso il comitato controllo dei rischi, attraverso tutto un sistema di monitoraggio dei rischi aziendali, la 231 rappresenta una parte di questi rischi, rappresenta la parte di rischi non compliance che possono comportare delle conseguenze sanzionatorie di natura penalistica in capo alla società. Quindi nell'ottica dell'integrazione, si usa spesso questa parola integrazione, immaginare la rilevazione dei rischi 231 all'interno di un sistema di mappatura dei rischi generali d'azienda è la cosa migliore. Come dico sempre, in realtà in un'azienda probabilmente l'opzione dovrebbe essere questa, cioè andare a verificare su processi aziendali quali rischi insistono su quei processi e poi attivare
gli strumenti per presidiarli, e questo tanto che si tratti di rischi 231 quanto no. E se uno ha questo approccio, cioè di incrociare i processi aziendali con i rischi che insistono su quei processi, si trovano anche delle sinergie interessanti tra la 231 per sé e la compliance più in generale, quindi si possono fare sinergie ed evitare sovrapposizioni. Di Paolo, parliamo di queste possibili sinergie invece delle duplicazioni e sovrapposizioni, perché lo anticipava prima e lo accennava: in un'azienda internazionale come BAT, mi sembra di aver capito che il tema della duplicazione dei processi provocati da quest'unicum che è la 231 italiana gravi appunto sull'organizzazione e su come dire strutturarla nel migliore dei modi. Esattamente, questo sempre per dare degli strumenti di comprensione in più e anche provare magari a dare in parallelo delle soluzioni. Ma qual è l'inghippo? In cosa la 231 non fa ruotare il sistema di compliance nel migliore dei modi? No, sarò impopolare e andrò un po' in controtendenza rispetto a quello che ha detto il collega poco fa, ma sinceramente di sinergie io ne vedo ben poche, e naturalmente parlo avendo a mente la mia realtà aziendale, una realtà che, come ho detto, fa della compliance un punto cardine, delle procedure ce ne sono tantissime che dobbiamo rispettare, e quindi la 231 e i reati presupposti non sono altro che una duplicazione di altre polizze e procedure aziendali che noi abbiamo. Io sono responsabile di 18 paesi in Europa, la 231 ovviamente è una peculiarità solamente italiana, e quindi mi trovo anche in difficoltà nell'integrare questa 231 nel sistema compliance aziendale. Inoltre ci sono delle duplicazioni inevitabili, parlo per esempio dei costi di formazione che si vanno a sovrapporre ai costi di formazione che derivano appunto dalla compliance globale, che sono poi la maggior parte di loro in e-learning e informatizzati, parlo delle riunioni dell'organismo di vigilanza di cui sono membro interno che si vanno a sovrapporre ad altre riunioni di compliance, parlo di tutti quanti i flussi di informazione e le riunioni periodiche che ci devono essere tra l'organismo di vigilanza e il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il DPO, il responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda, e tutta una serie di duplicazioni all'attuale sistema di compliance che noi abbiamo. Quindi sfortunatamente all'interno del gruppo British American Tobacco il sistema 231 e la governance non ha sinergie, o meglio non va a colmare dei gap che l'attuale sistema di compliance ha, perché sono assolutamente sovrapponibili, dove il più, che è la compliance globale, racchiude il meno, che è la 231. Avvocato Padomani, vuole provare a darci qualche chiave di lettura diversa, non soltanto come consulente che quindi chiaramente maneggia la 231 con un benchmarking di aziende molto ampie, ma anche, come dicevo prima, è componente esterno di organismi di vigilanza che sono stati più volte chiamati in causa anche da Di Paolo. No, ma infatti ringrazio molto il dottor Di Paolo per il suo intervento, perché è, come dire, un po' corrobora quello che è il mio pensiero, che è anche scritto nelle mie varie pubblicazioni in tema 231, e di quello che cerco di mettere in pratica come consulente organismo di vigilanza, che alla fine il consulente penalista e l'organismo di vigilanza con una sensibilità penalistica, ovviamente nella sua interezza,
e proprio un mediatore giuridico-culturale tra i vari sistemi di controllo di vari livelli di compliance che ci possono essere in aziende internazionali e così articolate. E peraltro faccio parte di un organismo di vigilanza di una realtà, ad esempio, particolarmente complessa, quotata in borsa, di matrice internazionale, a partecipazione pubblica, quindi conosco bene queste problematiche. In realtà dobbiamo pensare sempre a come il sistema 231 sia calibrato su una fattispecie di reato. Questo non significa che anche i temi di compliance o l'anti-bribery in generale, ad esempio quella adottata a livello UK con l'Anti-Bribery Act, non si occupino di fattispecie corruttive, ma il nostro sistema penale è un sistema del tutto a sé e chi si occupa di questi reati deve innanzitutto avere una sensibilità penalistica e calibrare ad esempio anche la formazione su una casistica giurisprudenziale. Quindi mi sembra difficile parlare di una duplicazione della formazione che si fa magari sul codice etico in generale di un sistema 231 in tema di compliance, in tema di privacy, rispetto a quella che, per come la intendo io nel quotidiano, in pratica deve essere una formazione 231, cioè calibrata sulla casistica di quello che accade nelle aule di giustizia italiane quando ad essere imputato e anche incolpato è anche un ente. E poi perché un buon organismo di vigilanza deve elaborare un sistema di monitoraggio che sia complementare, che non vada a sovrapporsi, a duplicare gli altri sistemi di controllo, ma che vada proprio ad interloquire con essi, calibrato anche questo in una chiave fortemente penalistica e soprattutto nella attualità del momento della verifica. Difficilmente una funzione di internal audit o una funzione di HSE, ad esempio in tema di ambiente, salute e sicurezza, o un'altra funzione di controllo a livello di anti-bribery, riescono a fare, soprattutto nelle realtà di gruppo, dei controlli di quel momento specifico, di quell'attualità temporale specifica, ciò che invece riesce a fare l'organismo di vigilanza. Quindi, ripeto, la possibilità di dialogo, di un dialogo armonico, non ridondante, esiste, è complesso, ma non è assolutamente impossibile. Ovviamente in alcuni casi saranno proprio i sistemi nostrani 231 a poter beneficiare di alcune best practices internazionali. Magari ne parleremo anche in maniera dialogica col dottor Di Paolo e con l'altro ospite. Credo che, ripeto, un approccio metodologico dialettico di integrazione, di complemento e non di sovrapposizione e ridondanza sia possibile, sia veramente la chiave di un ottimo sistema di gestione del rischio in generale di un'azienda. Nuzzolo, vista invece con una chiave di lettura più interna, perché l'avvocato ha fornito delle indicazioni importanti che guardano chiaramente anche al lato dell'aula giudiziario di best practice sulla trasparenza internazionali, volendolo guardare con un'ottica un po' più utilitaristica e di incentivi, secondo lei lato azienda si potrebbero dare degli incentivi affinché poi il modello 231, come è successo in altri casi, penso soprattutto alla compliance per esempio di natura fiscale che conosce bene essendo a capo anche di quella funzione, ha introdotto, quindi qualche meccanismo per cui poi la 231 possa essere digerita, metabolizzata e anche apprezzata internamente in maniera diversa? Sì, no, allora consentitemi solo di fare una riflessione, no? Quando parlavamo di sovrapposizione o sinergie, ma come sempre il problema è qual è l'approccio che si ha al tema. Facciamo un esempio, la corruzione, no? Per prevenire la corruzione in un'azienda ci sono alcune regole
che uno le guardi dal punto di vista di un anti-bribery corruption compliance program o le guardi dal punto di vista di uno, cambia poco. Per esempio, le consulenze vanno assunte in un determinato modo, con certi presidi di controllo. Le assunzioni di personale devono garantire certe cose. Quindi, secondo me, di nuovo, bisogna guardare più alla sostanza che al nomen del documento che bisogna partorire. Probabilmente in un documento di utri uno di un gruppo multinazionale, per la parte rischi corruzione basta richiamare l'anti-bribery compliance program e il problema è risolto. Ma al di là di questo, più in generale, qual è il tema però che le aziende oggi percepiscono? Che si tratti di compliance program o che si tratti di 231, le aziende li mettono in piedi perché hanno, come dicevo, una gestione attiva del rischio e vogliono prevenire, a prescindere dai sistemi sanzionatori, che certe cose accadano, e quindi lo fanno per una sorta di etica interna. Questo chiaramente riguarda grandi aziende, può riguardare BAT come può riguardare Telecom. È chiaro che più si scende verso il basso, più il rapporto tra i costi che comunque ci sono dell'adozione di queste attività di presidio etico e di compliance e i benefici tende un po' a scemare. E quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: si può immaginare qualcosa di più e di diverso? Allora, tendenzialmente io credo che le aziende che decidono di dotarsi di una compliance o di un modello effettivo, quindi che ha, diciamo, sia l'implementazione dei protocolli di tutta la struttura organizzativa di controllo, sia di una formazione effettiva ed efficace, quindi che è utile effettivamente a prevenire comportamenti tra virgolette illeciti, immagino che questa azienda debba essere tra virgolette in qualche modo riconoscibile all'ordinamento pubblicistico, e nella misura in cui diventa riconoscibile dovrebbe poi a questa riconoscibilità essere garantito un qualche vantaggio. Abbiamo avuto qualche esperienza con alcune iniziative passate, con l'albo che era stato istituito presso la GCM per andare appunto a misurare il rating etico, il rating di legalità, il rating etico delle aziende. Purtroppo poi negli effetti pratici l'attribuzione di questo rating con delle stellette non ha dato immediatamente dei vantaggi. Forse bisognerebbe essere un po' più coraggiosi. Per esempio anche nelle gare pubbliche ci sono una serie di necessità di qualificarsi su ogni singola gara che richiedono la produzione di informazioni e documenti nell'immediatezza della gara, con una certa problematicità e anche ripetitività. Quindi mi chiedevo, ma si può riuscire a prequalificare anche in maniera permanente i soggetti che decidono poi partecipare a queste gare, quindi evitando di dover rifare poi questa analisi di volta in volta, e casomai un domani immaginare che chi ha i presidi ha un qualcosa, un quid pluris no, che deve essere preso in considerazione. Questo lato pubblico. Lato privato, è indubitabile che oggi esiste una finanza etica che sempre più va a premiare le aziende che sono ESG compliant, che hanno un concetto di sostenibilità, e negli indici di sostenibilità ci sono c'è tutta una parte di sostenibilità sociale che guarda anche ai profili etici di compliance. E quindi io penso che il sistema bancario, il sistema degli investitori istituzionali progressivamente sta e progressivamente sempre più premierà aziende che hanno questi strumenti e che quindi danno all'investitore la garanzia di investire in un business etico, in un business pulito, e questo sta assumendo un valore crescente nel tempo. Mi sembra di capire quindi tutta una serie di sistemi di valutazioni e di incentivi che non vanno a guardare soltanto l'aspetto, diciamo, premiale in aula, quindi nel caso in cui si arrivi poi a un giudizio in procura e venga fatta, come avviene nel caso dei modelli, la valutazione ex post. Quindi un nodo magari da sciogliere potrebbe essere quello di non considerarli, appunto non valutarli soltanto in maniera ex post, quindi quando il problema si presenta e l'ente poi è imputato, ma trovare dei meccanismi che in maniera premiale e premiante possano, come dire,
dire, far distinguere quelle aziende che decidono di dotarsi di un modello, chiaramente investendo, perché poi dotarsi di un modello vuol dire anche farlo nella maniera corretta. Questo è bene ricordarlo, che il modello non dovrebbe essere, insomma, un copia e incolla di cose fatte dagli altri, ma dovrebbe essere tagliato su misura delle singole aziende, quindi un abito su misura che va controllato, che va aggiustato anche in casi di cambiamento all'interno delle aziende. Questo direi che è un qualcosa di fondamentale su cui per esempio gli organismi di vigilanza hanno sicuramente un ruolo importante, così come istituiti anche dalla 231, appunto la centralità di quest'organo viene più volte richiamata. Quindi l'ho detto precedentemente, chiamerei sia l'avvocato Padovani che Di Paolo un po' sulla stessa domanda, perché entrambi fate parte di organismi di vigilanza, l'avvocato come componente esterno, come ricordava lei stessa, e Di Paolo come componente interno. Nel sistema 231 qual è il valore aggiunto che l'organismo di vigilanza può dare? Inizierei con Di Paolo, che ha una prospettiva sicuramente interessante, critica, e magari può nuovamente innescare un interessante confronto. Abbiamo un problema d'audio? No, stavo, ecco lo abbiamo risolto, bene. Allora, in linea di principio e teorica, l'organismo di vigilanza è il motore del sistema 231 in azienda, quindi un organismo di vigilanza deve far girare il modello e deve tenere vivo il modello in azienda, andando a aggiornare il modello ogni volta, andando a rivedere policy e procedure interne per arrivare, insomma, all'obiettivo che si pone il modello. Deve organizzare corsi di formazione che devono essere tagliati e tarati ad hoc sulle varie funzioni, come un vestito sartoriale, quindi senza andare su principi generali, cosa dice la legge 231, ma sulla specifica controllo, specifico rischio, reato presupposto di quella funzione, facendo degli esempi pratici. Noi nei nostri corsi di formazione iniziamo con un test di casi pratici relativi appunto ai reati di presupposto che possono interessare quella funzione. Quindi questa è la teoria. Nella pratica, ritorno lì, nel senso che tanto per chiudere il punto precedente, io penso che ogni valutazione sulla valenza o meno o sinergia o meno di un modello di organizzazione e controllo deve essere fatta sulla specifica azienda. Sono d'accordo col collega Nuzzolo quando diceva che fosse il modello 231 è molto un organismo di vigilanza vigile, diciamo così, è molto importante in aziende che non sono di matrice anglosassone o in matrice multinazionale, dove appunto la compliance è molto sviluppata, e quindi aiutano a tenere sotto controllo la società e l'operato dei dipendenti. E forse meno adatto a aziende più avanzate in tal senso. E quindi, tornando alla mia visione dell'organismo di vigilanza, dove appunto la teoria l'ho detta e sono perfettamente, immagino, d'accordo con l'avvocato Padovani, che aveva la stessa visione, da un punto di vista pratico calato nella mia azienda continuo a dire che è una duplicazione, sono costi in più, perché comunque il presidente ovviamente è un penalista, il membro esterno è un altro avvocato, quindi ci sono dei gettoni di presenza da pagare, c'è il costo della formazione, c'è il costo della aggiornamento del modello, che la maggior parte di ciò che si dà poi a studi penali esterni totalmente indipendenti dall'organismo di vigilanza. Quindi sono costi importanti che un'azienda deve sostenere, e nel mio caso, quando poi
la maggior parte dei reati presupposti del modello già ha i propri controlli e le proprie review e audit da parte del gruppo. Possiamo citarne solamente alcuni, per quanto riguarda la corruzione tra privati o dei pubblici ufficiali, noi abbiamo il UK Bribery Act, abbiamo delle procedure anti-bribery corruption in place che sono molto più stringenti di qualsiasi procedura messa in atto dall'organismo di vigilanza e controllato. Quindi questa è la mia visione. Fermo restando che una volta che si decide di implementare il modello, bisogna implementarlo in modo serio, bisogna dotarsi di un organismo di vigilanza che faccia effettivamente l'organismo di vigilanza, perché insomma nella mia carriera professionale ho visto tantissimi organismi di vigilanza che facevano solamente verbali e neanche si incontravano, che non in un mandato che di solito erano triennali facevano due riunioni, la prima quando si insediava l'ultima di commiato, dove non la formazione non si faceva, dove non si faceva niente, ma era solamente un produrre delle carte da mettere a verbale. E questo secondo me è un po', no, l'altra faccia della medaglia di cose che nascono, e parlo del decreto gestivo 231, per aiutare l'azienda, no, per il requisito poi essenziale, che è quello dai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa degli enti, e che poi si risolve in un solamente avere delle carte per vedere che il modello è stato implementato e che l'organismo di vigilanza si riunisce, ma che effettivamente non va a cogliere lo spirito della 231, che è proprio quello di avere sotto controllo il modello di governance aziendale. Certamente, lo dicevo anch'io in premessa, prima di porgere la domanda, la 231, se va implementata, va implementata in maniera seria. Sono certa che l'avvocato Padovani sarà d'accordo con me, e le chiederei anche di rispondere a Di Paolo, perché è vero, non bisogna nascondersi dietro un dito che la 231 comporta dei costi, però i costi dovrebbero essere ribaltati in valore aggiunto, e quindi chiedo a lei: qual è il valore della 231 di dotarsi di un organismo di vigilanza, e cosa questo organismo effettivamente poi può fare all'interno dell'azienda? Di Paolo ha citato il tema della formazione, secondo me quello è uno dei temi più importanti quando si parla di organismo di vigilanza. Sono del tutto d'accordo sull'importanza della formazione. Una formazione che tra l'altro deve essere concepita non soltanto è normativamente tra i doveri tra i doveri dell'organismo di vigilanza come ambito di gestione, di implementazione, di impulso, ma ad esempio nella mia esperienza la formazione anche per aziende che hanno migliaia di dipendenti non è un costo aggiuntivo. Perché lo dovrebbe fare se all'interno di un organismo di vigilanza c'è una professionalità anche di docenza universitaria della materia, come nel mio caso, essendo docente presso il master dell'Università degli Studi di Milano sul decreto legislativo 231, rientra già nel compenso dell'organismo di vigilanza, e quindi nelle mie realtà, nelle mie vigilate, mi occupo personalmente, senza costi aggiunti per l'azienda, della formazione calibrata, esattamente come la tratteggiava il dottor Di Paolo. E sono molto d'accordo anche col dottor Di Paolo sul fatto che nelle realtà a matrice soprattutto anglosassone moltissimi protocolli, moltissimi criteri e presidi di prevenzione di quella che in generale si chiama anti-corruption, anti-bribery, e quindi non soltanto tutte le forme di, come dire, disallineamento degli interessi, e quindi in situazioni di conflitto di interesse, siano state coniate in maniera
direi illuminata proprio dal mondo anglosassone, che anzi i modelli 231 possono recepire dando un plus. Penso al criterio della rotazione, ad esempio, che è un criterio estremamente importante da applicare nell'area di alcune funzioni sensibili, soprattutto della parte commerciale ovviamente delle aziende, ma anche nella scelta dei fornitori, che in Italia ha anche una difficile applicazione per tutta una serie di questioni anche giuslavoristiche sul punto. Quello che deve fare l'organismo di vigilanza, a mio modestissimo parere, è quello di, ripeto ancora una volta, fare un piano di vigilanza effettivo sulla falsa riga e, come dire, per sottrazione e per specializzazione rispetto a quello di HSE piuttosto che di internal audit, piuttosto rispetto a quello delle altre funzioni di controllo. Questo è il primo punto fondamentale. Quindi, ripeto, la duplicazione la si evita nel momento in cui l'organismo di vigilanza assume la responsabilità del ruolo che la stessa normativa gli affida, che è quello di vigilare sulla effettiva ed efficace applicazione e attuazione del modello, portando avanti una serie di presidi e di controlli in prima persona, cioè senza delegarli all'internal audit, e complementari al piano di vigilanza, al piano di internal audit o al piano di HSE o del responsabile anticorruzione nei casi in cui le aziende siano dotati ovviamente dei piani triennali anticorruzione. Credo che questo dialogo ancora una volta sia possibile. Questo cosa richiede? Richiede una grande preparazione dell'organismo di vigilanza, un intervento intelligente e razionale dell'organismo di vigilanza che interloquisce con le funzioni proprio per ritagliare su misura la propria attività. E credo che, ripeto, sempre un maggiore standing di preparazione degli organismi possa portare a questo dialogo non soltanto, come dire, armonico, ma anche estremamente efficace ed efficiente per l'azienda. Quello sì che diventa un plus per una realtà economica, sia privata che partecipata pubblica che pubblica. Nuzzolo, anche a lei una domanda sulla formazione che è stata appena affrontata, e in parte un po' si va a sovrapporre anche a quello che diceva adesso l'avvocato Padovani sulla duplicazione o meno di processi e sull'integrazione. Parliamo di integrazione nella formazione delle varie funzioni. Dal suo punto di vista, sempre ovviamente, quindi prospettiva interna, cosa fare e cosa no quando si formano le diverse divisioni in ambito 231? Di nuovo, io scusatemi, ma continuo a insistere su un approccio un po' pratico e non troppo formale, nel senso che alcuni errori che si fanno, che ho visto in aziende in cui sono stato, è quello di impostare una formazione che è soltanto sulla 231, quindi focalizzata su 231, quindi per smarcare il punto l'ho fatta, e che diventa una formazione a volte un po' generalista, nella quale si pretende di spiegare alle persone che approcciano questa materia anche elementi di diritto penale, di procedura penale, che forse servono poco. Io continuo a pensare che se torniamo a quell'approccio basico, no? Ho un processo aziendale con delle persone che svolgono quel processo, so quali sono i rischi di quel processo e ho deciso che controllo quei rischi con certe modalità, per me la formazione deve essere sicuri che le persone che lavorano su quel processo sanno esattamente cosa devono fare, che poi capiscano che quelle modalità meccaniche di comportamento servono a evitare la corruzione internazionale piuttosto che la 231, piuttosto che l'inferno quando saranno defunti. Mi interessa poco, voglio essere certo che quelle persone sanno che la mattina si devono alzare, devono lavarsi i denti, perché altrimenti si cariano i denti. Poi loro non sanno il meccanismo per cui i denti si cariano, quali sono gli effetti chimici, sanno che devono fare questa cosa, cioè si devono alzare e lavare i denti con certe modalità. Per me questa è la formazione. Poi questa formazione qui, una volta che viene fatta, serve a tante cose: serve a prevenire gli atti di corruzione, serve a prevenire
frodi interne, serve a prevenire l'accusa 231 nei reati contro pubblica amministrazione e così via. Quindi è molto importante, secondo me, essere veramente andare all'osso del problema, quindi dare le informazioni strettamente necessarie a far sì che la prevenzione di quel comportamento illecito, comunque lo chiamiamo, possa essere evitata. Poi, per l'amor di Dio, informazioni più generali possono servire, però credo che se poi facessimo un test alle persone a cui abbiamo cercato di inculcare elementi generali sul meccanismo di funzionamento 231, quelle informazioni, il tempo che uno esce dalla formazione, le ha già dimenticate. Ripeto, è molto importante, un po' come nell'addestramento militare, far fare sempre le stesse cose, no? Far diventare meccanico un comportamento che serve ad evitare quel reato. Quindi quello è quello che io farei, e ripeto, lo farei a 360 gradi, indipendentemente dall'obiettivo di 231 o di altra natura che voglio coprire. Avvocato, ci raccontava di aver fatto e di fare formazione nelle aziende. D'accordo con questo approccio? Si può pensare a una formazione militare, oppure lei è più sostenitrice di una interiorizzazione della cultura 231, come diceva giustamente Nuzzolo, anche trascendendo dalla 231? Di una formazione, diciamo, culturale interiorizzata rispetto a ciò che le divisioni devono comprendere dei processi? Devo dire con tutto il rispetto per il dottor Nuzzolo che non sono affatto d'accordo su questa impostazione. Non sono affatto d'accordo perché la formazione non è indottrinamento. Non è consapevolezza acefala, non è discernimento acefalo delle procedure. Questo si potrà fare se qualcuno ha questo spirito manageriale su quelle che sono le proprie mansioni di business, non certo per comprendere il perché, che è molto semplice, il perché ci siano dei protocolli in azienda e perché proprio per quei protocolli impediscano o rendano altamente più bassa l'occasione di perpetrazione dei reati. È un problema, no, è un problema culturale, e ripeto, la formazione fatta in maniera molto semplice, con un linguaggio tarato sull'ascoltatore, porta a comprendere e interiorizzare il senso del sistema 231, e interiorizzare questo in maniera, come dire, pensata e non acefala. Questo comporta un innalzamento dell'etica generale da parte di tutti i lavoratori, non solo, ma, come dire, un approccio formale. Un approccio nel quale si investa il lavoratore di un dovere di obbedienza, mi viene da dire, cieco, senza una precomprensione, a mio avviso è fallimentare. È fallimentare perché l'esperienza e la storia hanno insegnato, e anche la storia economica, come proprio la consapevolezza e la responsabilizzazione della comunità lavorativa rispetto al fatto che il rispetto delle procedure non sia una questione di mera business, ma sia come dire, un effetto salvifico dell'intera comunità lavorativa, perché previene la situazione nella quale un'autorità giudiziaria, nella contestare un determinato reato presupposto, applichi delle misure interdittive che vanno a danneggiare l'intera comunità lavorativa, perché sappiamo che non esiste una cassa integrazione legata ai procedimenti penali. Quindi se l'azienda, in caso di sequestri preventivi, altre misure interdittive, non è più in grado di pagare i lavoratori non hanno un beneficio diverso economico. Quindi portare la comunità lavorativa, ripeto, con un linguaggio proprio per ogni singola funzione, calibrato sulle loro mansioni quotidiane, a questa consapevolezza, le assicuro che porta risultati straordinari, tanto più se questo viene fatto dall'organismo di vigilanza, che innanzitutto iniziano a conoscere, a dare un volto, innescando poi tutta una serie di, come dire, rapporti di fiducia anche
su quello che poi è il canale del whistleblowing, ad esempio per le aziende in cui destinatari delle segnalazioni è ad esempio anche l'organismo di vigilanza. Quindi il mio approccio, diciamo, è diverso, è più culturale e di consapevolezza. A proposito di cultura, consapevolezza, miglioramento dei processi e delle procedure, abbiamo ancora 5 minuti, quindi un'ultima battuta al volo chiedo a tutti e tre. Questa tavola si intitola Evoluzione e innovazione legati al modello 231, quindi guarderei un attimo all'innovazione per concluderla. La tecnologia pervade ormai qualunque settore, è entrata a gamba tesa anche nel mondo legale, anche in quello dei processi. Secondo voi quale impatto potrebbe avere sulla 231 e soprattutto se dovesse avere un impatto, sarebbe un impatto positivo o negativo? Partirei da Nuzzolo. Ma allora, io sono convinto che la digitalizzazione è fondamentale, no? Nel senso che in qualsiasi attività di compliance utilizzare la digitalizzazione, utilizzare sottosistemi intelligenti consente di dare delle routine automatiche a delle fasi che invece devono essere processate dalle persone, e questo di fatto consente di evitare errori umani, no? Nella misura in cui quelle routine automatiche funzionano e sono testate. E quindi questo è un primo vantaggio che vedo immediato. Ad esempio nella compliance fiscale ci sono alcuni passaggi di processo di lavorazione delle informazioni SAP che diventano poi informazioni fiscalmente rilevanti, dove avere queste routine alleggerisce il lavoro delle persone che possono concentrarsi su altri momenti di controllo e elimina alcuni errori anche solo di inserimento dati che possono determinare poi una manchevolezza poi del risultato finale. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto, secondo me interessante, è appunto la capacità di processare big data, quindi di processare informazioni molto ampie, andando a ricavarne dei report che possono essere poi degli indici di attenzione da approfondire. Quindi questa cosa di solito la fanno le persone, la fa l'audit, la fanno le attività di compliance, vanno a verificare una serie di check sulle funzioni aziendali. È chiaro che poterlo fare con processi, diciamo, di lavorazione di big data, quindi di informazioni macro aziendali, ricavandone poi dei report da approfondire con l'intervento umano, secondo me è il secondo aspetto che può essere rilevante. Di Paolo, è d'accordo? Opportunità dalle tecnologie in ambito 231? Abbiamo un problema d'audio. Scusate, sempre lo stesso, mi dimentico di attivare il microfono. No, stavo dicendo, assolutamente sì, a mio avviso sistemi come anche l'intelligenza artificiale può essere molto utile alla governance 231. Mi immagino un futuro che questi sistemi di intelligenza artificiale possono aggiornare da soli i modelli 231 delle aziende attraverso il monitoraggio dell'evolversi della normativa. Già noi abbiamo digitalizzato tutta quanta la compliance, la nostra compliance gira su piattaforme, quindi si fanno autodichiarazioni di conflitti di interesse o meno attraverso un portale, lo stesso portale attraverso il quale si fa tutta quanta la formazione, quindi non c'è più formazione in aula, non ci sono più dichiarazioni di compliance cartacee. Quello che manca, e che secondo me sarà uno step che si farà a breve, è proprio l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale per integrare ancor più la compliance ed evitare, come diceva, non solo l'errore umano. Avvocato Padovani, d'accordo anche lei? Ma certamente il sistema 231, proprio per come è concepito, per come deve essere costruito, anche proprio il documento di valutazione del rischio 231 si presta enormemente all'algoritmo e quindi alla struttura base dell'intelligenza artificiale.
Così in fase di risk assessment potrà essere utilizzato, potranno essere utilizzate le forme di intelligenza artificiale, ma anche, come accennava il dottor Di Paolo, anche in fase di risk management e poi di verifica, appunto ad esempio check sul conflitto di interesse, ma possono anche essere altri tipi di controllo che appunto possono essere condotti attraverso degli algoritmi. Quello che invece è molto interessante, secondo me, su cui è interessante soffermarsi, però è un altro tema, perché noi sappiamo come il leitmotiv di un pilastro, un leitmotiv, il filo rosso che dovrebbe connotare tutti i presidi dei presidi 231 è la tracciabilità. E anche l'intelligenza artificiale non sfugge al criterio di tracciabilità. Cosa intendo? Intendo che nel momento in cui verranno utilizzati dei big data o comunque quelli che si chiamano i machine bias per fare determinati controlli o per costruire determinati presidi, dovrà essere estremamente trasparente la modalità di individuazione e le giustificazioni alla base delle scelte di alcuni machine bias piuttosto che di altri. Questo sarà fondamentale. Un altro spunto, spesso si guarda all'applicazione, soprattutto in sede giuridica, soprattutto nell'ambito del diritto penale, si può guardare all'applicazione dell'intelligenza artificiale come un metodo per arrivare ad una giustizia esatta, in questo caso ad un sistema 231 esatto. Quello a cui noi dobbiamo puntare, mi permetto di dire, è sempre un sistema corretto, non necessariamente esatto. Quindi bisogna fare molta attenzione appunto su quali criteri andrò ad individuare, che saranno poi, come dire, il nutrimento degli algoritmi, i criteri su cui poi io costruirò determinati algoritmi, pensando che la finalità è un sistema corretto 231, che non necessariamente è un sistema esatto. Assolutamente. Io ringrazio i nostri ospiti per i tanti spunti che hanno dato nel corso di quest'ora di riflessione sulla 231, che, lo ricordiamo, quest'anno compie 20 anni, quindi noi seguiremo durante tutto l'anno in diverse modalità la 231 e quelle che sono le evoluzioni anche probabilmente imminenti che avrà questo decreto. Avremo modo anche durante la settimana di approfondire il tema, ma non soltanto durante la settimana. Ricordo che a settembre uscirà lo speciale di Le Fonti Legal dedicato proprio alla 231, quindi anzitutto l'invito ai nostri ospiti è di continuare a dialogare e a riflettere con le fonti anche attraverso le pagine del nostro mensile. Io ringrazio Agostino Nuzzolo per essere stato con noi. Grazie. Nuzzolo, grazie ad Andrea Di Paolo Di Bat. Grazie a voi. E grazie all'avvocato Chiara Padovani. Grazie mille a voi. Grazie ai telespettatori di essere stati con noi, una pausa pubblicitaria e dopo torniamo con un focus sui mercati internazionali di Alexandra Giorgeva. Buon pomeriggio.